Prodotti tipici, chef stellati, piatti della tradizione. Ha riscosso grande successo la manifestazione Metti una sera a cena, la serata di degustazione enogastronomica organizzata presso Villa Pepe Officina del Gusto a Corbara, in occasione della presentazione del libro di Nunzia Gargano, Le ricette dell'agro-nocerino sarnese. E per mangiare bene ci vuole innanzitutto la cultura del mangiare sano. Qui questa sera è un evento eccezionale perché abbiamo tutte persone d'eccellenza. Faccio un esempio, abbiamo Casa del Nonno 13 di Mercato San Severino, c'è Luna Galante di Nocera Superiore, poi proprio produttori come la Casa del Tortellino, un pastificio artigianale di Angri o ancora il caseificio Aurora di Paolo Amato. E poi che dire del pomodorino di Corbara che grazie all'azienda I Sapori di Corbara è stato riportato al semenzaio originario. L'identità attorno alla cucina oramai è un concetto che si è diffuso in tutta Italia. L'agro-nocerino sarnese ha una fortissima identità, è stata un'area di dispensa della grande città di Napoli e soprattutto un'area di grandi commerci, di grande traffico. Subito dopo la presentazione del volume, spazio alla degustazione. I protagonisti della serata sono stati chef e produttori. Lorenzo Principe ha offerto la pizza fritta al Corbarino. Raffaele Vitale ha preparato uno spiedino di pasta fritta con culi di pomodorino Corbarino, pesto di basilico nocerino e ricotta di latte di Gelsi. Filiduva invece ha preparato le cortecce con pomodori secchi e peperoni e lo sformatino di melanzane. Alessandro Califano e Raffaele Ferrigno dell'Officina del Gusto hanno preparato fusilli con vellutata di provola. Provola dei Monti Lattari, pomodorino corbarino, basilico spontaneo e la millefoglie di patate provola dei Monti Lattari con broccoli saltati. Al dolce infine ha pensato Alfonso Pepe, l'artigiano pasticcere che è noto in tutta Italia per il suo panettone e che per Metti una sera a cena ha sperimentato una novità, il gelato al corbarino. Una pasta fritta con una zuppetta di pomodorini corbarini. Abbiamo portato la semplicità di persona, a pizza fritta, un prodotto praticamente menzionato sia dai nostri avi che dai nostri genitori, qualcosa che è stato proposto anni fa anche davanti al cinema di Anna Nocera Inferiore, quindi una pizza fritta con pomodorino corbarino, basilico fresco e un filo di extravergine. Ho preparato un dolce da forno all'arancia che si presenta a forma di cupola e poi ho fatto un dolce al limone che è fatto con pan di Spagna e crema classico bagnato con limoncello nostro qui di Corbara e poi abbiamo fatto un dolce, si dice che non è tipico, però ha un prodotto che è il nostro tipico, che è il panettone. Infatti, che tra l'altro le è valso un premio importantissimo, riconosciuto non solo qui nelle nostre zone. Anche nella madre del panettone, sì, giusto. Ho preparato un mezzo fusillo ferrettato con una vellutata di provola dei Monti Lattari, servito con una scottata di pomodorino corbalino alla fine sul piatto e del basilico. Il segreto qual è? La qualità dei prodotti? Qualità dei prodotti, la prima cosa, trattarli in un certo modo, servirli in un certo modo.